perché o vogliamo percorrere la strada degli introiti televisivi, così come è stato fatto anche dalle altre leghe, e quindi cercare tutti gli spazi possibili e immaginabili, oppure potremmo anche fare una scelta di qualità che potrebbe essere quella di dire no, non percorriamo questa strada perché il nostro calcio deve essere un calcio diverso, non da slot televisivo, cerchiamo però di favorire maggiore persone che vengono allo stadio, cercare di riempire gli stadi, gli altri li vuotano per prendere i soldi delle televisioni, noi cerchiamo di riempirli lasciando perdere i soldi televisivi. E qui però bisogna vedere se è una strada percorribile, se si riesce arrivare su questa strada qui con delle iniziative, con delle sinergie comuni, cercando di promuovere qualcosa di particolare, ci vogliono delle idee e ci vogliono dei progetti che si devono essere realizzati, fare meno chiacchiere e fare più fatti su questo roba qua. Chiaramente io rimango perplesso quando vedo però che c'è qualche società che qualche idea l'ha avuto e qualche progetto l'ha messo in piedi, però c'è anche qualcuno che continua a pensare che al di là di tutto questa cosa qua valga la pena di andare avanti su una falsariga a livello professionistico, quindi fa pagare addirittura 20-25 euro il biglietto d'ingresso per andare a vedere la partita in tribuna o 15 euro per andare a vedere in gradinata, e quindi poi ci troviamo con 200 persone se va bene a vedere la partita.